La metà degli anni 60 fu un periodo di grandi trasformazioni per la Mobil Oil. La compagnia abbandonò lo storico nome di Socony, che risaliva ai tempi della Standard Oil di Rockefeller, per passare al nome più moderno di Mobil Oil Corporation. Il logo fu completamente rinnovato e di lì a pochi anni fu lanciato anche un prodotto innovativo, un nuovo prodotto di punta, che era l'olio motore Mobil 1. In questa fase di rinnovamento, di rilancio della compagnia, anche le stazioni di servizio subirono un restyling. La Mobil, da sempre attenta al design delle sue stazioni di servizio, al fatto di dare un'immagine chiara e ben riconoscibile della propria compagnia, decise di chiamare niente poco di meno che Elliott Noyes. Noyes, famoso architetto americano, disegnò quindi delle pompe e in generale dei nuovi impianti per la Mobil, basati tutti sulla forma circolare. La ripetizione del tondo sia nelle pompe di benzina che negli armadietti che nelle pensiline, tutto per dare della compagnia un'immagine chiaramente riconoscibile in ogni angolo del mondo. Per Noyes la ripetizione della forma tonda in ogni aspetto della stazione di servizio, oltre a dare un'identità riconoscibile a ogni impianto anche se la scritta Mobil non appariva quasi mai, serviva anche a coniugare l'esigenza del bello, di dare qualcosa di bello agli automobilisti anche con l'efficienza pratica. Queste stazioni di servizio erano pensate per essere efficienti e la forma tonda permetteva di fare dell'isola di rifornimento un punto focale dell'attenzione degli automobilisti, che potevano quindi concentrarsi sui servizi dell'impianto, cioè sull'erogazione di benzina. Questi impianti si diffusero in tutto il mondo, dall'Italia, Nord Europa, America, Asia. In ogni angolo del globo le stazioni di servizio della Mobil avevano la medesima forma, in modo tale che ovunque ci si trovasse si poteva riconoscere immediatamente che quello era un impianto della compagnia americana. Di stazioni della Mobil Oil ne ho costruite molte e negli anni 60 c'erano questi distributori rotondi, un'idea di architetti. E avevano fatto anche le pensiline rotonde, ma poi si erano accorti che quando pioveva non riparavano niente e quindi avevano aggiunto un pezzo rettangolare in modo da far diventare la pensilina rettangolare. Negli stessi anni il cavallino Pegaso della Mobil Oil, mentre era girato a sinistra, ma poi nel 65, negli anni quando c'è stata la guerra fredda tra Stati Uniti e Russia, perché la Russia mandava i missili a Cuba, il cavallo l'hanno girato a destra, forse per dire vi osserviamo, qualcosa del genere. Dal 1967 in poi, insomma, le pompe della Mobil si diffusero in tutto il mondo. E alcuni esemplari di queste pompe sono riconoscibili anche in produzioni televisive, film, addirittura all'interno del Tenente Colombo c'è un divertente sketch in cui il Tenente fa benzina proprio a una di queste colonnine uguali a queste conservate al Museo Fisoni. E ancora oggi le pensiline tonde delle stazioni di servizio sono presenti anche in paesi come l'Italia, in cui la Mobil non c'è più, ha abbandonato il mercato, e alcuni vecchi impianti che hanno oggi dei marchi diversi, Kuwait, Esso, eccetera, eccetera, è possibile notare in certi casi la presenza delle pensiline tonde a testimonianza che un tempo quell'impianto era della Mobil.